Non è facile raccontare di una leggenda, quando la leggenda è un uomo in simbiosi con un pianoforte. Sarebbe giusto che fosse la musica a narrare, ma la musica non è brava a esprimersi a parole, conosce solo le note. Allora invitiamo le parole a appoggiarsi su un pentagramma. È un verbo musicale, sussurrato, a raccontare Sergio Fiorentino, uno dei pianisti più grandi del Novecento, ma che l'uomo e il destino non vollero celebrare. Come le leggende sono in contrasto con la vita reale, il maestro fiorentino non fu capito, almeno in patria, e i suoi 70 anni di vita non furono facili. Dovette combattere contro l'ipocrisia, la gelosia e un aeroplano. Furono Napoli il 1927, il 22 dicembre, città e data di nascita. La culla, un vecchio pianoforte verticale. A 3 anni Sergio riproduceva sulla tastiera i suoni che ascoltava. A 9 creò la sua prima composizione. Qualcosa di magico c'era nell'aria. I suoi genitori capirono che il figlio aveva l'arte nelle mani e lo iscrissero al Conservatorio di San Pietro a Maiella. Aveva 19 anni quando andò a Monza per partecipare a un concorso presieduto da uno dei più grandi interpreti del pianoforte del XX secolo, Arturo Benedetti Michelangeli. Il giovane fiorentino lo vinse, ma più del concorso, Fiorentino vinse l'ammirazione di Michelangeli, che affermò: «È il solo altro pianista». Era una tecnica perfetta con la quale lui riusciva a fare tutto con grande facilità e soprattutto con una bellezza di suono, con una qualità di suono che era proprio sua, personale. Un suono mediterraneo che però si univa a questa sua natura così interiormente, come dire, profonda, a questa sua espressività contenuta, e ne faceva un mix veramente piuttosto singolare, di un'espressività quasi a tratti nord-europea, british, autentica, però non spiattellata, non troppo manifesta, insieme però a questa qualità del colore, del suono, che era luminoso, era un suono pieno di luce. E questa combinazione era veramente straordinaria. Da allora la vita di Fiorentino sembrò in discesa. Gli occhi del maestro scivolavano su tastiere colorate dalle sue mani. Sfiorava tasti lungo un'autostrada musicale che lo portò, nel 1953, a suonare al Carnegie Hall di New York. Fu un successo strepitoso. Ebbe la soddisfazione di sapere di aver impressionato Vladimir Horowitz, uno dei più grandi pianisti della storia musicale, che chiese informazioni su questo giovane talento italiano. Davanti il cielo, ma il cielo per lui non era poi così ampio. Fu proprio in America, quella del sud, che Sergio Fiorentino, astro nascente della musica classica mondiale, prese un aeroplano che gli cambiò la vita. Un atterraggio di emergenza, l'aereo si sfascia al suolo, il musicista è uno dei pochi sopravvissuti. Praticamente mi è costato molto perché a principio pareva che non fosse successo niente, poi a poco sono cominciati i disturbi piuttosto forti, avevo avuto una lesione lì alle vertebre e cominciò a fermarsi la gamba sinistra, il piede non si muoveva più, i dolori erano quelli che erano naturalmente, se non che la scienza medica, che oggi può fare molto di più, all'epoca non riusciva a diagnosticarlo, quindi mi curavano per lombosciatologia. Il cielo si era coperto di nuvole nere. Fiorentino si dedicò all'insegnamento, era l'unica attività che potesse svolgere, ma per lui insegnare non significava sbarcare il lunario, bensì trasmettere l'arte che aveva nelle mani, con naturalezza, semplicità, quale lui era. Era un uomo dotato di una grandissima cultura e quindi da un argomento potevamo passare a un altro con molta semplicità e con molta facilità. Cioè, per me, oltre a essere stato un insegnante il mio insegnante di pianoforte è stato anche un insegnante di vita. Attraverso il Commodore 64 riuscì a capire anche che tipo di approccio aveva con la tastiera del pianoforte, perché all'epoca era affascinato dalla sua qualità di suono, dal suo modo di suonare, dall'eleganza, ma non avevo messo a fuoco il tocco, l'aderenza della mano sulla tastiera. Fiorentino batteva alla tastiera del Commodore 64, che aveva dei tasti così alti, senza un minimo rumore, come poi faceva anche con il pianoforte negli adagi. Aveva un tocco veramente tranquillo, lento. Non chiese favori mai a nessuno e uscì dal giro.
guarito dal dolore fisico, non guarì da quello morale. Il conservatorio fece finta di non accorgersi di lui e lui fece finta di non accorgersene. Tollerò la disattenzione italiana con l'imperturbabilità di un gentleman. La stella nascente del Carnegie Hall, il ventenne alter ego di Michelangeli, il ragazzo che impressionò Horowitz, dovette aspettare di avvicinarsi alla pensione per tornare ad assaggiare l'emozione di un applauso. Nel 1991, a 64 anni, fu l'Accademia di Santa Cecilia di Roma a volerlo. In un memorabile concerto dimostrò all'Italia di non aver perso il talento. Subito dopo fu chiamato in Germania per alcune esibizioni, dove dimostrò anche all'Europa di non aver perso la mano. La sua padronanza tecnica e musicale era sempre impressionante. Il resto del mondo tornò a coglierlo con entusiasmo subito dopo. Fu una lunga serie di concerti negli Stati Uniti a sancire il ritorno di un maestro di nome Sergio Fiorentino. Quel pianista napoletano, che l'Italia non era stata in grado di valorizzare, era tornato a essere uno degli esecutori più apprezzati alla scena mondiale. Finalmente il cielo era tornato sereno. Ma i fulmini cadono anche al ciel sereno. Nel pieno della sua attività, di nuovo al culmine della carriera artistica, al massimo del successo, Sergio Fiorentino prese un altro aeroplano, un aereo che lo doveva portare definitivamente lontano. Venne colpito da un ictus e morì, 15 anni fa. Nella sua casa del Vomero, per la prima volta, si sentì una nota stonata.